Ci andiamo a Malta, ci imbarchiamo a Pozzallo, come fecero in passato grandi nomi della mafia, carichi di contanti da investire e così ripulire nel gioco d'azzardo dell'isola. Nel 2015 a bordo c'è stato anche Vincenzo Romeo, nipote del boss catanese Nitto Santa Paola, con decine di migliaia di euro in tasca da investire nel gioco. Il tragitto è lo stesso, il traghetto invece è nuovo di zecca. Dentro le numerose slot ci annunciano che ci stiamo avvicinando all'isola che vanta la più alta concentrazione di operatori del gioco d'azzardo d'Europa. Ci sono ben 300 casinò virtuali che garantiscono al governo della Valletta il 12% del PIL. Cecilia Nesi fa parte dell'IRPI, l'Associazione Internazionale di Giornalismo d'Inchiesta. Si sono occupati proprio del gioco d'azzardo a Malta. È lei a svelarci che la Centurion Bet è ancora operativa. Centurion Bet non è stata chiusa, è ancora aperta. Oggi qui a Malta è registrata presso un indirizzo, però perché è ancora aperta? Perché sostanzialmente quando il Tribunale di Catanzaro chiede ai maltesi l'anno scorso di sequestrare questa azienda e tutti i beni ad essa riconducibili, il Tribunale maltese non risponde. Risponderà poi alle domande di noi giornalisti del Daphne Project dicendo di aver sequestrato, ma non si capisce cosa. Non sono riusciti a specificare cosa appunto hanno sequestrato, non hanno comunicato con il Tribunale di Catanzaro e quindi non si sa che cosa sarebbe stato sequestrato. In ogni caso la società risulta ancora aperta. È ancora attiva quindi? Sì, sostanzialmente risulta sì, ancora attiva, ma non si sa cosa faccia e dove sia. La sede legale della Centurion Bet risulta ancora in questa strada, ma sul citofono non c'è alcun nome e al posto della società di Francesco Martiradonna c'è un ufficio di commercialisti. So che c'erano prima, ma noi siamo qui da più di un anno e non so niente di loro. Punto di riferimento per la Centurion Bet di Francesco Martiradonna sarebbe stato l'avvocato maltese Anthony Axisa, un affermato consulente per decine di società del gioco online qui a Malta, che in passato ha lavorato anche per l'agenzia di controllo del gioco dell'isola, l'MGA. So che lei appunto ha rappresentato diverse società italiane di questo settore. Volevo sapere se era disponibile per un'intervista, per due chiacchiere su come funziona il sistema a Malta. No, proprio no. Io mi sono occupata delle inchieste che ci sono state su alcune italiane, alcune erano rappresentate da lei, come la Centurion Bet, no? Ma c'era soltanto la Centurion Bet, credo sì. Che la mia posizione è stata chiarita molte volte. Non ho nient'altro da aggiungere. Niente, cioè non sapeva, perché molti del rappresentante della Centurion Bet poi sono sotto processo per mafia, non lo sapeva che erano rappresentanti. Pronto? Io credo che sono stato molto chiaro, no? Io rappresentavo la Centurion Bet fino al 2015. Dal 2015, ma non c'era già Francesco Martiradonna? Non ho niente da aggiungere. Che ruolo ha avuto l'autorità del gioco maltese in questo sistema di scatole cinesi, di società in odore di mafia? Che ruolo ha avuto? Diciamo che sembra che il tipo di controllo che viene dato, cioè che viene fatto sulle licenze che vengono date, non sia particolarmente approfondito, e anche laddove le autorità giudiziarie italiane poi segnalano che ci sono dei problemi, nella maggior parte dei casi sono stati ignorati questi problemi. Cioè non viene revocata la concessione? No, c'è stato un unico caso in cui è stata revocata l'anno scorso la concessione di un'azienda che appunto secondo gli inquirenti italiani era in odore di mafia. Nel caso di Leaderbet accoglieva gli interessi sia su Palermo delle famiglie di Partinico e Resuttana che poi Castelvetrano, ed era un modo di finanziare anche la latitanza di Matteo Messina Denaro. Ma noi abbiamo scoperto che poi ci sono comunque modi di aggirare il problema, ovvero l'azienda qui è rimasta aperta e pur non avendo più una licenza maltese si è appoggiata a licenze di altri paesi. La sede dell'MGA è uno di questi nuovi e lussuosissimi complessi sorti come funghi a Malta negli ultimi anni. Il responsabile della comunicazione non c'è, ci rimandano ad un'intervista via Skype. Oggi non sono molte le società italiane con una licenza maltese. Su 300 operatori del settore, solo 5 sono italiani. Le compagnie italiane scelgono Malta perché ci sono meno controlli?
No, penso che inizialmente sia stato perché Malta e l'Italia sono vicine. Alla fine penso che oggi i controlli che abbiamo qui e quelli che avete in Italia siano molto simili. Sta parlando di Centurionbet e Leaderbet. Avete revocato le licenze a queste società? Sì, 2 o 3 anni fa potrei dire. Sono informazioni di pubblico dominio. È stata revocata la licenza perché ai tempi uscirono degli articoli su queste società che facevano apparire quelle concessioni sospette. Oggi stiamo imparando dai nostri sbagli e continuiamo a migliorare i controlli, perché questo è l'unico modo per proteggere l'industria del gioco d'azzardo. Il 16 ottobre del 2017 la giornalista Daphne Caruana Galizia viene uccisa da una bomba piazzata sotto la macchina. Le sue indagini avevano chiamato in causa il governo maltese di Joseph Muscat per il suo coinvolgimento nei Panama Papers, ma nell'investigare su come Malta avesse fatto diventare il paradiso fiscale dell'Unione Europea, Daphne si sarebbe imbattuta anche nel gioco online. Questo lo togliono ogni giorno. Daphne dava fastidio da viva, ma anche da morta, visto che da 2 anni a questa parte le autorità maltesi rimuovono regolarmente il memoriale creato dai cittadini davanti al Tribunale della Valletta. Sì, l'argomento loro è che appartiene alla città, non a noi, e allora non è lo spazio giusto per ricordare Daphne Caruana Galizia. Non è un modo per farla dimenticare? Sì, è chiaro. Manuel D'Elia era amico di Daphne e insieme ai giornalisti dell'IRPI fa parte del Daphne Project, un progetto per portare avanti le inchieste della giornalista. Daphne si interessava alle attività economiche maltesi che erano poi sfruttate dalla criminalità organizzata e dall'amicizia dai criminali ai politici e agli amministratori. Certo, il settore del gioco è uno di questi. Il gioco ha aperto una grande vulnerabilità sfruttata dalla criminalità organizzata italiana. Che vuol dire grande vulnerabilità? Perché? Quando viene un businessman dall'Italia, conciato bene, che beve il caffè in piedi, e fa società con degli avvocati maltesi per aprire una società, per ottenere la licenza del gioco, sembra tutto in ordine, ma la provenienza dei soldi è il vero problema. È un'industria di riciclaggio. Allora la vulnerabilità sta nel fatto che è veramente difficile controllare i giochi che stanno succedendo in tutta Europa. E poi c'è l'altro problema probabile, che non puoi trafficare quel tipo di soldi, quel volume di soldi da un paese senza qualche collaborazione con le autorità. Lei ha continuato le indagini, Daphne, proprio anche quelle sul gioco, no? Sul gioco e mafia qui a Malta. La prima cosa è spiegare a una popolazione che non riconosce la mafia che la mafia esiste. È già difficile. Cioè, qua non è universalmente accettata che la mafia è una realtà e che è una realtà che ha infiltrato la nostra attività economica. Poi c'è un'altra cosa, cioè quando rompi l'omertà. A Daphne la chiamavano strega e sai la fine che meritano le streghe, no? Vanno bruciate? Sì, vanno bruciate e lei ha fatto quella fine. Guarda che giorni dopo, certo che c'era tanta gente che era dispiaciuta, ma c'era gente che celebrava e celebra ancora, che dicono che se l'ha meritata. Se l'ha meritata perché ha rotto questa omertà, ha tradito il paese perché ha rappresentato una realtà che non dobbiamo presentare agli stranieri, a quelli là che noi usiamo per fare soldi. Questo era il giardino di Daphne, è stata assassinata a pochi metri da qui. È stato chiesto l'ergastolo per i 3 uomini sospettati di aver piazzato la bomba sotto la macchina, ma mancano all'appello i nomi dei mandanti dell'omicidio. Matthew è il figlio di Daphne. Tua madre è stata uccisa in un modo mafioso, si può dire questo? Sì, si può dire perché è stata uccisa in un modo che non può essere organizzato da una sola persona. Per realizzare un'esecuzione di quel genere servono più soggetti e ci vuole qualcuno più in alto nella catena di comando che abbia deciso la condanna a morte. È stato un omicidio voluto da un'organizzazione criminale, non abbiamo nessun dubbio. È stata uccisa anche
per le inchieste sul gioco online? Senza dubbio, le persone che hanno ucciso mia madre, quelle su cui lei stava investigando, hanno le mani in pasta in molte attività a Malta. Lei stava portando avanti diverse inchieste e quella sul gioco d'azzardo era una di queste. Perché si era accorta che quando questo governo è andato al potere ha da una parte ignorato la corruzione interna al sistema finanziario e dall'altra ha allentato il controllo dello Stato proprio sulla corruzione. Inoltre ha completamente depotenziato le autorità giudiziarie in modo da proteggere i funzionari pubblici corrotti. E mia madre si era accorta che facendo questo era diventato impossibile per lo Stato combattere ogni tipo di mafia, inclusa quella italiana, che si stava infiltrando nel gioco d'azzardo qui a Malta.